Ciao mamme! Allora, per passare un pochino di tempo con i vostri bambini, vi propongo delle attività da fare con le cose che possiamo reperire in casa, anche perché non potendo uscire, insomma, le cartolibrerie sono chiuse e quindi non possiamo recuperare tutto quello che ci serve. Allora, per fare questa attività c'è bisogno del coperchio, di una scatola di scarpe, di una penna di quelle con la molla e di un nastro oppure un laccio. Io ho un laccio di una scarpa, ma potete utilizzare un nastro perché arrotoliate lo scotch all'estremità di questo nastro per renderlo più duro. E un paio di forbici. Allora, sulla scatola dovete fare la sagoma di una camicia e fare dei puntini che serviranno ai vostri bambini come guida. E ricordatevi anche dei cerchietti. Con la penna, con la molla, fate bucherellare la camicia ai vostri bambini. Se i bimbi sono piccini, fate voi questa cosa. Vale, insomma, per i bimbi un pochino più grandi, diciamo dai 3 anni, lo possono fare tranquillamente. Dopodiché ritagliate tutta la sagoma, dopo aver bucherellato tutto, ritagliate la sagoma, ritagliate i bottoni e viene fuori questo. E questi sono i bottoni, io glieli ho fatti anche colorare ai miei bambini. Infilate, adesso il gioco consiste nell'infilare nei buchetti l'estremità della corda e praticamente cucire i bottoni nella camicia. Molto semplice, potete anche limitarvi soltanto a far passare la corda senza mettere i bottoni. E vedrete che i vostri bambini passeranno un pochino di tempo a fare questo. Ciao!